Ok, buongiorno, guardate dove siamo oggi. Oggi siamo al centro di Roma, la nostra città. Oggi è sabato 10 aprile, è sabato 10 aprile 2021. Oggi, siccome sono fortunato una gamba, non male forza troppo a fare un'escursione, mi sto a fare un giretto dentro Roma. Quindi vi porto a vedere il rione Campidelli, che è il rione storico di Roma, dove ci sono i monumenti, più monumenti di ogni altro rione di Roma. Sapete che Roma, io parlo di centro storico, Roma è divisa in 22 rioni, e questo è il rione Campidelli, che gira intorno al Colosseo, Circo Massimo, dove sto in questo momento. Dietro di me c'è il Colle Palatino, vedete il Palatino. E questo davanti alla mia sinistra è il Colle Aventino. E oggi vi porto a vedere il rione Campidelli. Vi farò vedere Colosseo, Ludus Magnus, i tre archi di trionfo di Costantino, Tito e quell'altro strumento mi viene in mente. Poi l'arco di Giano, la bocca della verità, l'arco degli argentari, l'area sacra di Santo Mobono, il Campidoglio, Piazza Margana, la Cornacchia, il Foro Romano, vabbè, la chiesa della Rapaci, dell'Ara Coeli, l'altare della Patria, l'ho detto anche Vittoriano, il viale degli via dei Fori Imperiali, dove sono tutte le statue degli imperatori romani. Insomma, un bel giretto. Seguiteci, ora andiamo a piallare, c'è un appuntamento con altre persone sotto il Colosseo. E da lì parte il giro, famo un anello intorno al rione Campidelli, che è il rione storico più bello di Roma, secondo me. Perché secondo me è uno dei più piccoli, però è spettacolare, perché c'è il meglio del meglio, la mano di Cicerone, che conoscono in pochi, poi ve la faccio vedere. Naturalmente questo video è dedicato a quelli fuori Roma, quelli di Roma conoscono tutti questi posti, anche se non tutti i romani conoscono tutti questi posti, o perlomeno li hanno visitati, no che non conoscono, hanno visitato questi posti. Per esempio c'è mia sorella, che so 55 anni che abita a Roma, non ha mai visto il Colosseo dal vivo. Che vergogna! Vabbè, guardate qui la monnezza, questo è il Circo Massimo, che per la verità sta fuori dai confini del rione Campidelli, fa parte del rione Aventino, che è questo qua. Questo è il Colle Aventino, poi un giorno che ci porto, le porto a vedere il Giardino degli Aranci e il Buco della Serratura, ma questo lo spiego un'altra volta che cos'è il Buco della Serratura. Vabbè, oh, ci vediamo più avanti, tra poco andiamo a prendere altro e poi comincia il giro. No, vabbè. Oggi fermata al ghetto, ecco qua, vedete, cucina giudaico-romanesca, siamo al ghetto, a mangiare i famosi carciofi alla giudia, mo ho fatto vedere e mo mo magno. Prendilo col tuo avviso. Sì, aspetta. Questo è il famoso carciofo della giudia, vedete lì è il portico d'Ottavia, siamo al ghetto, siamo usciti fuori dal nostro percorso proprio per venire a mangiare i famosi carciofi alla giudia. Perfetto ragazzi, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo più tardi. Ecco la Ludus Magnus, la palestra dei gladiatori. Qui si allenavano i gladiatori prima di entrare dentro il Colosseo. Poi c'era un tunnel, ovviamente ormai sarà ricoperto, forse è quel pozzo là, che poi andavano a finire fin dentro i sotterranei del Colosseo. Quindi questa era Ludus Magnus. Ok, alla Corte dei Conti. No, stiamo al Colosseo più che alla Corte dei Conti. Eccoci qua, c'è anche Agustarello, Luisa, tutti quanti. Anna Maria, siamo al Colosseo, c'è pure Cinzia. E siamo al Colosseo. Guarda che spettacolo. Guarda che spettacolo, va. Porca miseria, ce l'avevamo solo noi. Solo noi. Ce allora, lo invitano tutto il mondo. Ok, questo. Adesso tu mi devi dire come si chiama. Non mi fa domande difficili perché io non riesco. Come si chiama? Il Colosseo. Sì.
Ma il vero nome del Colosseo? Flavio. Perfetto. Ok, brava, si chiama Anfiteatro Flavio perché sì. È stata fatta dalla dinastia dei Flavi. Sì. Senti un attimo, perché si chiama Colosseo? Ma perché mi chiede a me? Perché si chiama Colosseo? Perché dietro a voi c'è sta quello che vi farà capire perché si chiama Colosseo. Vieni qua. Ma dove hai studiato? Io sono studiato sulle pubblicazioni. Area di basamento, il basamento del Colosseo di Nerone. Il Colosso di Nerone. Qui c'era il Colosso di Nerone, alto 35 metri, e da lì ha preso il nome Colosseo. Se no si chiama Anfiteatro Flavio. Allora qui c'era il Colosso di Nerone che non c'è più, ma comunque ha dato il nome. E quindi ha preso il nome il Colosseo, dal Colosso di Nerone. Qui c'era una statua alta 35 metri di Nerone. Anfiteatro Flavio. Ok, siamo all'Arco di Tito che è stato eretto nell'81 d.C. in onore di Tito per la vittoria in Giudea. Porca paletta! Quando mise a ferro e fuoco Gerusalemme e gli hanno fatto l'Arco di Tito. Senatus Populus Romanus. Senatus Populisque Romanus. Vespasiano Augusto. Oh, Augusto, c'è il nome tuo! Lo vedi? Le soldi per Vespasiani sono quelli del bagno, mo fa come da pare. Sì, perché l'ha fatti lui. Certo. Superiamo il cancello con la telecamera, così si vede meglio. Buongiorno, ok. Ciao Augusto, c'era scritto il nome tuo sul... Che fa, sei zoppo? Sta a perdere tempo col telefonino, eh? Sì, troppo sì. Io lo stavo a dire adesso. Sì. Quando ero pischello passavo sotto. Guarda com'è pulito il Colosseo, guarda sì. Qua. Oh, guarda. Vero, hanno ripulito. Guarda com'è ripulito, perfetto. Ok. Arco di Costantino. Tanto è lui che ti piegare, guarda, lo c'è acchiappato. Ok, siamo dentro il Circo Massimo, il più grande circo equestre di Roma. Qui dell'antichità, ma noi pensiamo al... Chi è che ha il telefono? Guardate al telefono, è Patrizia. Vediamo che vuole, eh. Oh, dimmi. Ma che mamma, fammi capire, ma vi siete persi? Oh, stiamo dentro al Circo Massimo, stiamo arrivati adesso, eh. Vedi, il Circo Massimo... Ah, state dentro al Circo Massimo? Sì, stiamo okay, a passare qui. Okay. Fra due minuti siamo da te. Ok. Ok, sì, ciao. Il Circo Massimo non è famoso perché era il più grande circo romano, ma è famoso perché quando ha vinto lo scudetto a Roma, qui abbiamo festeggiato con un milione di persone. C'era il parco giù in fondo e c'era Ferilli che si è messa in costume e si metteva nuda. Che cazzara che è, oh. Si è rimagnata la parola, si è messa in costume. Era sempre bella da vedesse, eh? Però... Ok, questo è il Circo Massimo. Quello è il colle dell'Aventino, uno dei sette colli di Roma, e questo di qua è il colle del Palatino, infatti vedete un altro dei sette colli di Roma, e questo è il Palatino, la residenza degli antichi imperatori romani. E dietro il Palatino c'è il Foro Romano, che ve lo faccio vedere poi quando passiamo sui fori imperiali. Ok, adesso andiamo qui e c'è sta Patrizia e ci sta aspettando, andiamo a fare colazione. Ok ragazzi, siamo arrivati a un punto dove c'è una piccola curiosità che... pochissimi conoscono, l'avete già vista, che è quella là sopra, cioè, che è il dito. La mano di Cicerone. È il dito. Allora quella è quella là sopra là, mo perché sta la videocamera non c'ha lo zoom. Questa è una chiesa che non mi ricordo come si chiama, o perlomeno era una chiesa. E quel dito lì, quella mano con il dito indice alzato, si chiama la mano di Cicerone. Sembra che nel 500 un'antica tradizione romana diceva che quel dito alzato così significava un... come si chiamavano i sordi a quei tempi? No, vabbè, facciamo un euro, famolo al tempo nostro. Un euro, che però non è, una foglietta. Lo sapete cos'è una foglietta? Da bere, brava. Era un'unità di misura del vino, insomma. C'era, che ne so, un litro, mezzo litro, e poi c'era quella che veniva chiamata la foglietta. E loro dicevano che quella mano lì indicava una foglietta, un soldo, una foglietta. Ah, ma
era una tradizione. Si pensa che quale tipo invece sì, certo, questa è una tradizione, una cosa che si dice, una leggenda che si dice a quei tempi. Comunque quella è la mano di Cicerone. Certo, quell'indice alzato sicuramente lo sapevi, la mano di Cicerone? No, però metti la mano su pure tu. No, però mio ecco nonno, là, la mano di Cicerone. Però mio nonno diceva, a me mi diceva mio nonno quando ero bambino, non mi ci fa una foglietta. Non mi ci fa una foglietta. Lo diceva veramente. Sì, no, esisteva. Come no? La voglia, ok. No, l'ultima no. Ok, siamo arrivati alla bocca della verità che si trova dentro la chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Naturalmente è chiuso come tutti i cosi di Roma oggi. E siccome, oggi, e siccome non la potete toccare, sì, perché è impossibile oggi, di bocca della verità ci sono io, quindi chi vuole mette una mano qua. Ah, attendo che la gente vuole metterci qualcos'altro. Allora, la leggenda dice che dovete mettere una mano dentro la bocca. Se la mano vi viene mozzata avete detto una cazzata, se no avete detto la verità. Quindi io una volta ci ho messo e ho detto una stronzata, a me è successo niente. Comunque, tanto per ricordarlo... Però hai visto un'altra cosa e t'ha mangiata. Sì, questa qui, il mascherone viene chiamato, il mascherone, e non è altro che un tombino di Roma. Sì. Questo era un tombino, che i tombini di Roma venivano sempre rappresentati con delle figure mitologiche, e questo è un tombino. Pensa quanto era grosso, se non sì, dico, eh. Ok. Come vedete siamo... No, quello è il tempio di Ercole Vincitore, mo ci andiamo, eh? Perfetto. Bello proprio. Sì. Ok, perfetto. Galleria Villa Borghese. Allora, questo è il Tempio di Ercole Vincitore. Tutti lo scambiano per il Tempio di Vesta per la sua forma circolare, ma non è questo. Tempio di Vesta mi sembra Villa che sta Villa Borghese. Questo è il Tempio di Ercole Vincitore. Questa storia del fatto che sia tondo, no? Come vedete qui il Tempio di Ercole Vincitore. Che spettacolo. E quello è il tempio di Portuno. Sei un pozzo di scienza. E questa è la fontana dei Ok, siamo arrivati al tempio di Portuno, 80-70 avanti Cristo. Pura regge. C'ha miseria. Questo è il tempio di Portuno che si trova proprio accanto al tempio di Ercole Vincitore. Vedete che bello? Questa è naturalmente è via Petroselli, dove tutti i romani vengono schedati, perché qui c'è l'anagrafe, quindi siamo schedati anche noi con H501, nati a Roma. Ok, ed eccolo qua, Tempio di Portuno, 70-80 avanti Cristo. Che spettacolo! Ok, siamo all'arco di Giano, che è un arco quadriportico. Ma come dice il nome non è dedicato al dio Giano, il dio bifronte, Comunque è un arco bellissimo, è del IV secolo. Spettacolare. Adesso lo faccio vedere da qui e poi lo faccio vedere anche dall'altra parte. Oh, nonostante è chiamato l'arco di Giano, non è dedicato al dio bifronte, Capito? Dai, fotografie di Fernando, c'è stato perché lei lavora sempre, la settimana non andavamo in escursione, però. No, che andavamo, mi venivi appresso, io non te volevo. Ti do un carcio a quel culo. Guarda Gustarello, Allora la fendi a fino a promontoraria. Tutte le escursioni che abbiamo fatto, non dicevi, mannaggia, oggi Patrizia non viene, oggi Che fortuna! Che fortuna! Arco di Giano! Ed ecco qui l'arco di Giano visto da un'altra prospettiva. Adesso lo faccio vedere bene e poi vi faccio vedere anche l'arco degli Argentari, che è un arco eretto nel 204, l'arco degli Argentari. Questo invece è del IV secolo, della metà del IV secolo, il Monte Giano. Sì, il Monte Giano, buonanotte, stava sbagliata la montagna. L'arco di Giano, l'arco quadrifronte. Bellissimo. Facciamo anche dall'altra parte. Stupendo. E l'arco degli Argentari invece è questo qua, a ridosso di questa chiesa che non ricordo il nome. Questo è l'arco degli Argentari, tutto in marmo, tutto scolpito.
spesso dimenticato perché lo sanno in pochi. Guardate. Guarda che roba sopra. Ed ecco qua, l'arco di Giano. A questo punto vi porto dentro la chiesa, la famosissima chiesa di San Giorgio al Velabro, una delle poche aperte a Roma, quindi vi faccio vedere la chiesa. Entriamo dentro. È un po' spartana questa, non è come tutte quell'altra che hanno tutte le finiture, questa no. Però è una delle chiese più famose di Roma, eh? San Giorgio al Velabro. Soffermo un attimo questa spa foto Luisa, poi me lo. Ecco la chiesa dell'entrata. Ok. Vi porto a vedere l'altare. Parlate piano. Questo è l'altare della chiesa di San Giorgio al Velabro. Ok, siamo all'area sacra di Santo Mobono. Questa è stata scoperta nel 1937. Capito? Questa è l'area sacra di Santo Mobono, è stata scoperta solo nel 1937. E all'interno di quest'area ci sono due templi. Il tempio di Tempio di Fortuna e il tempio di Mater Matuta. Questa è stata scoperta solo nel 1937 questo. Sì, è pure recente. Sì, infatti c'è pure recente. Stavano a scavare per costruire qualcosa evidentemente e è uscito fuori tutta questa cosa qui. Ci sono due tempi, il tempio della Dea Fortuna e il tempio di Mater Matuta, una cosa del genere. Mater Matuta. Matuta, bravo, sì, bravo. Qui dentro qui, oltre guardami. A tu. Ok. Lasciamo perdere i vaccini che non ci frega niente. Siamo cioè, sotto la rupe Tarpea. Che sapete che cos'era la rupe Tarpea? Questa è la rupe Tarpea, dove i romani buttavano di sotto i condannati e i traditori. I condannati a morte e i traditori venivano buttati di sotto. Perché si chiama rupe Tarpea? No, si chiama rupe Tarpea perché prende il nome da Tarpea, che era la figlia del console che stava qui sopra, che era una guarnigione, dove lei si è venduta a Tito Tazio, il re dei Sabini, che i re dei Sabini erano quelli che i romani avevano fatto il ratto delle Sabine. Certo. Allora lui per tornare, per vendicarsi, doveva entrare dentro il Campidoglio, che era il colle di Roma. Si è comprata, diciamo, si è comprata via. Ha corrotto Tarpea. E Tarpea l'ha fatti entrare perché la promessa la riempivano d'oro. Quando sono arrivati i Sabini con Tito Tazio, la prima a morire è stata Tarpea. Ed è stata coperta con gli scudi dei Sabini e lasciata lì sotto. Poi si sono messi d'accordo fra Romani e Sabini, Tarpea è stata presa, è stata sepolta qui sopra la rupe e da qui ha preso il nome Rupa Tarpea. E poi i romani da qui la usavano per buttare traditori e condannati a morte. Grande! Mamma mia! Sì. Questa è la rupe Tarpea. Spero di averla spiegata bene, via. Insomma, la storia è quella, poi se l'ho spiegata un po' male. I nomi erano quelli, Tarpea di Totazio, re dei Sabini. Ok, alla prossima. Ok, visto che ci siamo vi faccio visitare anche la chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro Romano. C'è un'altra chiesa bellissima. Vi faccio vedere solo l'altare. Che se mi metto a girare tutta la chiesa ma ci vuole mezz'ora a girarla, che è bellissima, eh. Certi affreschi stupendi. Questo è l'altare. Fatto di chiese, Roma è la numero uno. Sa perché? Ok, qui siamo sopra il Foro Romano, che è foro dal latino piazza, cioè il luogo dove c'erano tutti gli edifici pubblici. E
E qui c'era di tutto, per esempio laggiù c'è il Tempio delle Vestali, quella è la chiesa di San Faustino, guardate laggiù il Colosseo. Questo è il Tempio di non mi ricordo, lì dietro lì c'è l'arco, poi andiamo a vedere di sotto, l'arco di trionfo. Quella è la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Ok. Qui siamo sul colle del Campidoglio, uno dei sette colli di Roma. Perfetto. Ok, stiamo per entrare in uno nel colle più famoso di Roma e anche sede del municipio di Roma, dove sarà Virginia Raggi. Siamo sul colle del Campidoglio, uno dei colli anche più belli di Roma. Qui siamo a Via del Campidoglio e stiamo per entrare nella piazza. Vai, vai sulla piazza. Stiamo per entrare dove troveremo la statua di Marco Aurelio, la falsa statua, perché l'originale sta dentro i musei capitolini. E sono questi qui, uno e due, a destra e a sinistra, e questo invece è il Palazzo Senatorio. Ok, questa è la piazza del Campidoglio, guardate che scalinata che c'è sta qua. Questa è la fontana, adesso faccio vedere la fontana. Vedete il Marco Aurelio a cavallo, come dicevo l'originale si trova dentro i musei capitolini. Questa piazza è stata disegnata da Michelangelo Buonarroti, non è l'ultimo arrivato. E questa è la fontana della Dea Roma, come vedete la Dea Roma seduta con in mano il mondo. Adesso vediamo un po' se c'è l'acqua, no, è asciutta, strano. Di solito c'è sempre l'acqua. Queste sono le due statue laterali della Dea della Fontana, della Dea Roma. Questo è il Palazzo Senatorio dove sta Virginia Raggi, lei entra da dietro. Quell'altra scalinata lì porta sopra la chiesa della Raguelli. A sinistra qua e a destra qua sono i musei capitolini. Aspetta, vi faccio vedere il Marco Aurelio. Vi riporto proprio sotto il Marco Aurelio. Quelle due statue grosse che vedete giù sono Castore e Polluce. E qui sotto c'è la discesa, diciamo, la scalinata, la cordonata, sempre disegnata dal Michelangelo Buonarroti, che porta sotto a Piazza Venezia. Dopo ci scendiamo. E all'altare della patria. Eccolo qua. Il Marco Aurelio, la famosa statua di Marco Aurelio. Quello è il Palazzo Senatorio, come vedete sulle bandiere europea, italiana e di Roma giallo-rossa, e dai. Ok. Perfetto, vediamo Augusto beato tra le donne, eh? Oh, come te lascio un attimo solo, te metti subito vicino alle donne, non ho capito perché. Sì, perché okay. Faceva troppo tutto. Sopra un punto panoramico di Roma. La Dea Roma. Dietro al Campidoglio? Sì, la Dea Roma. Ecco pure la Dea Roma. Io pensavo che era quella che stava in piazza, la Dea Roma. Sei tu la Dea Roma, perfetto. Una foto fatta col telefonino, guardate qui dall'alto. Questo è il Teatro di Marcello, ora ci scendiamo sotto. Il Teatro di Marcello, la Sinagoga, laggiù c'è il Gianicolo. E questo è il panorama di tutte le cupole che si vedono, tutte, di alcune delle cupole che si vedono qui. Questo è l'altare della patria, vittoriano, questa è Piazza Venezia, adesso noi scendiamo dalla cordonata del Campidoglio, prima voglio vedere se è aperta la chiesa della Raguelli, ma non credo, ci proviamo. Ok, questo andiamo dentro qui perché i confini di Campidoglio passano dentro Piazza Margana. Ora ci andiamo, eh? Ok, ok. Dove si è sposato Totti, per capire? Sì, brave, dove si è sposato Totti. Qui in questa chiesa si è sposato Francesco Totti. Mo se vi dico che c'era il bambino della Rogoli non mi fregava niente a nessuno. Invece se vi dico che ci si è sposato Totti. Aracoeli. Aracoeli. Io dico come è scritto, Aracoeli.
Ok, adesso entriamo nella chiesa dell'Aracoeli o Araceli, quale vuoi. Vi faccio vedere un paio di cose, una cosa che è possibile vedere, però ve la faccio vedere io. Questa, hai capito perché Totti si è sposato qua, guarda che chiesa. Guardate qua, adesso sto un attimo in silenzio. Porta a vedere il tempietto di Elena, imperatrice. Se non sbaglio era la madre di Augusto, potrei sbagliare, non mi ricordo. Di sicuro è il tempio di Elena, imperatrice, questo. Questo è il tempietto di Elena Imperatrice. Questa invece è la cappella del Sacro Bambino. Questo bambino qui era stato rubato una volta, ma io non ricordo bene se poi è stato ritrovato o questa è una copia. Una volta qui c'erano tutti gli ex voto, non so che fine hanno fatto, boh. Stavano tutti quanti qui per chiedere la grazia, qualcosa, capito? Questo è il bambino dell'Aracoeli, ma comunque credo che sia la copia. Potrei anche sbagliare, ma credo che sia la copia. Ok. Ma se gli vado a mettere l'occhio lassù? Non te vedo lo stesso. Vabbè, siamo sempre dentro la cosa qui, la chiesa dell'Aracoeli. Faccio vedere un particolare. Questa colonna, qua, si narra che questa colonna si trovava dentro la camera da letto di Cesare Augusto. Infatti viene chiamato l'orologio solare di Augusto, perché vedete, non so se si riesce a vedere, c'è un buco che passa da parte a parte. Il primo raggio di sole che entrava da quella parte, usciva da questa parte e si posava sul viso di Cesare. Mo' vedono occhio dall'altra parte io, però io devo vedere il buco. Quindi viene chiamato l'orologio solare di Augusto. Sì, quello era l'occhio di Marco Sbilla. Quello invece era l'occhio mio. Invece vi faccio vedere un'altra cosa. Vedete questa struttura in ferro qua? Questa struttura in ferro ogni anno a Natale viene portato nel centro della chiesa, dove ogni bambino una alla volta sale sopra e dice la sua poesia di Natale. Mamma mia, c'è di tutto qui. Questa è una delle chiese più belle di Roma, L'Aracoeli. Guardate che soffitto. Questo è il soffitto a cassettone. Ok, sta piove. Sentite una goccia? Ci facciamo la scalinata dell'Aracoeli in discesa, che in salita era troppo faticosa, Hai capito? Impl. Senti, questa è la scalinata che ha fatto Francesco Totti per sposarsi, regà. E dietro la famosa, guarda, è l'Aracoeli dietro la famosa per questo, no? Non gli fregava niente a nessuno. Aracoeli. L'Araceli, l'Aracoeli, si scrive Aracoeli, io dico sempre così. Parlo come magno, questa è Piazza Venezia. Vi faccio vedere uno scorso di Piazza Venezia. Ah no, ma cosa si vede? Sta qui dietro. Questo è il Vittoriano. Che è? 2021. L'ha rubato? Ah, il calendario dici? Ok. Che bello, che c'è sta?
Ah, ve lo fa vedere dall'alto la cordonata del Michelangelo che porta sopra a Campidoglio. Da qui sarebbe vedere il pezzo, a parte la faccio vedere da sotto. Eccola qua. Questo è il Campidoglio e questa è la cordonata che è disegnata dal Michelangelo Buonarroti. Fagli vedere quella distesa di glicine, Fernando. Dove stanno? Ah, qui sotto, vedi che roba. Ragazzi. Sì, guardate che roba. E qui c'è sempre la Dea Roma, ciao Ave. La Dea Roma è scesa dalla fontana e ci ha raggiunto. Adesso quando sto sotto vi faccio vedere la scalinata da sotto, guardate quante alte, lunga. Ok, questa è la scalinata dell'Araceli, la chiesa dell'Araceli, che Totti ha percorso in salita, Totti e Ilari, no? Qui siamo sulla cordonata del Michelangelo. Eccola qua, questa porta su al Campidoglio. Questi due leoni che vedete qui ai lati sono dello scultore Giacomo La Porta. E quelle due statue che vedete in alto sono Castore e Polluce. E dove sta la torre invece è il Palazzo Senatorio, dove sta Virginia Raggi. Adesso vi faccio vedere i glicini, guardate che roba qua. Ok, questo è il Teatro di Marcello. Tipo un piccolo Colosseo, però ve lo faccio vedere, ma questo qui non sta neanche dentro i confini del rione Campidelli, quindi avrei potuto pure evitare di farvelo vedere, però giusto così. Quello che vedete là invece è la sinagoga, perché qui siamo nel ghetto ebraico, ma questo ve lo faccio vedere un'altra volta, perché un giro dentro il ghetto è bello, eh? Che se non mi sbaglio era il rione Sant'Angelo, potrei sbagliare, ma non ricordo bene. Come vi ho detto stamattina, Roma si divide in 22 rioni, Roma centro naturalmente, perché poi oltre i 22 rioni di Roma poi ci sono i quartieri di Roma che fanno parte della cinta intorno al centro storico. Insomma, in poche parole, Roma è enorme, è grandissima. Tutto sto giro che stiamo a fare fa parte tutto del rione Campidelli e che è uno dei più piccoli. Ciao. Sono uscito un attimo fuori dal rione Campidelli per portarvi a vedere questa che è via Caetani, dove fu ritrovato Aldo Moro. Qui c'era la macchina, la famosa R4 con Aldo Moro dentro, infatti qui c'è la targa che ricorda Aldo Moro, vedete? Qui, eccolo qua. Qui, questa targa ricorda Aldo Moro. Passa. Ah. Comune di Roma posto nel più anniversario della morte, il suo sacrificio, Aldo Moro. Questa è via Caetani, dove fu ritrovato Aldo Moro, dentro la famosa R4 rossa. Ok, rimani qua. Questa è la fontana delle tartarughe di Giacomo La Porta, però è diventata famosa nel film Romanzo Criminale, dove il freddo, quando il freddo viene ucciso. Lei viene da laggiù. Il freddo sta seduto qua, lei arriva, gli spara e lui casca qui ai piedi della fontana. Lì c'è il Mon San Daniele da paura. Piazza Mattei, comunque qui siamo fuori dal rione Campidelli. Siamo venuti qui al ghetto perché Parizia se ne mangia i carciofi a Giudia. Comunque. Voglio il carciofo alla Giudia. Che vuoi? Hai capito, il carciofo alla Giudia al ghetto. Mo se ci hai portato qui, non ci fanno i carciofi? No, il carciofo lo troviamo già pronto. Andiamo lì e soviamo. Ma secondo me è chiuso. No, secondo me è apertissimo, come la mia bocca che ho fame. Ah, vabbè, o comunque andiamo avanti. Fontana delle tartarughe dove è morto il freddo del romanzo criminale. Ok, qui siamo all'altare della patria. Ho detto anche Vittoriano, sarebbe il monumento al Milite Ignoto. Questa è la fontana del Tirreno, quella è la Vittorio Emanuele. Il tricolore, siamo passi a Piazza Venezia, come vedete, ingresso principale, ma tanto è chiuso pure il Vittoriano, quindi non si può andare. Mo vi faccio vedere la scalinata, quella centrale che porta sopra, che ho percorso tantissime volte. Lassù ci stanno, vedi, due guardie, stanno quei due di guardia fissi 24 ore su 24. Naturalmente ci sarà il cambio della guardia più tardi. Sono i lancieri di Montebello oggi, perché hanno le lance quelle con la cosetta azzurra sopra. Quindi eccoci qua, questa è l'entrata, la scalinata che porta sopra. Non so se riuscite a vedere, c'è la fiamma accesa, quella rimane accesa 24 ore su 24. Da qui si vedono solo le lance dei lancieri. Ed eccoci al Mamertinum, che è una prigione romana. Questa è stata anche la prigione dei santi apostoli
Pietro e Paolo. Ma cos'è che io mi ricordo di tantissimo tempo fa, ma proprio tanto ero ragazzetta, forse io mi sono andata. Io non ci sono mai entrato, sono uno sempre a guardare, ma non sono mai entrato. L'entrata è questa qui sotto. Questa qui è l'entrata del Mamertino, l'antico carcere romano. Il Mamertino? Il Mamertino. Mamertino. Vuoi sapere perché si chiama Mamertino? Mi spiega come. Allora, mo, quando studio un attimo e poi te lo dico. Dal marmo? Facile, quasi pure, che ne sai? E invece questa qua, vi ricordate che chiesa è? Questa qua è. E San Pio dei Falegnami, quello che 2 o 3 anni fa è crollato il tetto. L'hanno rifatto? San Pio dei Falegnami, questa chiesa dentro è bellissima. Era crollato il tetto, tutto quanto il tetto, così, all'improvviso, boom! Sembra che l'hanno rimesso a posto. Ok. Questo è l'arco di Settimio Severo, 203 avanti Cristo. Cristo non c'è, avanti un altro. Questo è dedicato a Settimio Severo, al figlio Caracalla e un altro figlio che non mi ricordo come si chiama. Eccolo qua. Si sono perso il figlio di Settimio. Uno era Caracalla, l'altro non mi ricordo chi era. Ormai il giro si sta concludendo. Siamo sotto la statua di Giulio Cesare. Eccolo qua. Il grande Giulio. E infatti questo qui sotto a noi è il tempio di Giulio Cesare. Eccolo qua. Più che tempio è il foro Giulio Cesare. Eccolo qui. Questo è il foro Giulio Cesare. Siamo lungo i fori imperiali. Sotto ci sono un po' di rovine. Ok ragazzoli, il giro finisce qui, ormai siamo arrivati al Colosseo. Vi saluto e vi ringrazio. Oh, aspetta, vi saluto in un altro modo, via. Ok, si è accesa la luce rossa? Sì, vai. Allora qua, via qua. E il giro è finito. Andate in pace. Andate in pace, 8 chilometri. No, sugli 8 chilometri, erano 8 chilometri il giro del rione Campitelli, abbiamo pure sforato nel rione del ghetto a mangiarsi i carciofi alla giudia. Quindi l'escursione finisce qui, e vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa la Lazio.